Ricordiamo il consueto allenamento prestagionale per il motoclub RS 77 di Lodengo Saiano, ma è una stagione quella che sta per iniziare un po' per tutte le categorie, una stagione particolare perché è quella del vostro 40° compleanno. Allora, innanzitutto la giornata di oggi, un sacco di piloti di tutte le categorie, moto d'epoca, grandi, piccini, c'è anche qualche big che ha voluto, diciamo, farci onore della sua presenza, come Alessandro Botturi. Una bella iniziativa ancora una volta. Ma sicuramente abbiamo colto un po' le esigenze e le richieste dei ragazzi del motoclub e degli altri, che fare i giri cronometrati fini a se stessi erano un po' troppo restrittivi, serviva una giornata di allenamento, abbiamo detto facciamo una giornata di allenamento. Abbinato a questo abbiamo fatto un corso hobby per quelli che speriamo che diventino i soci del motoclub, e quest'anno noi facciamo il 40°, quindi questa è la prima iniziativa di quest'anno per portarci appunto a festeggiare il 40° con altre iniziative durante la stagione. Quindi avete tracciato una quello che potrebbe essere una prova fettucciata, e vedo che entrano tutti insieme, quindi non c'è nessuna cronometratura, insomma si va dentro un po' in libertà. Sì, diciamo che entrano e testano le moto, quello che interessa a loro, a un po' tutti, è questo, in questo periodo della stagione. Probabilmente a fine anno faremo una gara invece, una gara a coppia probabilmente, visto che a fine stagione ormai hanno finito la stagione, l'interesse di avere qualche risultato. Abbiamo accettato e anche fatto partecipare i quad, visto che abbiamo qualche iscritto che partecipa al campionato italiano di quad e che chiedeva costantemente di poter avere anche questo tipo di allenamento anche da parte loro. Infatti c'è parecchia gente anche in quel genere lì, e sono motociclisti anche loro, è giusto dare spazio anche loro, visto che bastava allargare la prova speciale e andava bene anche per loro il tutto. Motoclave versatile come sempre, Lodengo Saiano, RS 77, e dal 77 al 2017, 40 anni e non sentirli. Allora, tante bellissime iniziative, ma quest'anno cosa farete in modo particolare? Ma diciamo che noi probabilmente a maggio nel nostro campettino qua vicino festeggeremo proprio una giornata, la dedicheremo il sabato al corso per i ragazzini all'interno del campo di allenamento, e la domenica faremo una festa, probabilmente una festa in modo diverso, senza fare una manifestazione, ma una festa in cui tutti ci divertiamo, probabilmente questa qui la cosa. Successivamente, qualche giorno dopo, ai primi di giugno, abbiamo messo in calendario una gara di campionato italiano regolarità d'epoca, che è quella un po'... che, per chi si ricorda, erano le moto che correvano nelle 12 ore, erano le moto che praticamente erano le ultime moto quando iniziava il motoclub, erano quelle che correvano in quel periodo, quindi mi ha scelto questo tipo di manifestazione, visto che all'interno del motoclub una trentina di piloti sono quelli che partecipano a questo tipo di manifestazione, e facciamo un campionato di questo genere. Bene, e invece poi abbiamo i piloti licenziati che fanno parte, che prendono parte ai vari campionati italiani. Sì, ci sono i ragazzi junior e senior, ci sono i ragazzi cadetti, ci sono i ragazzi che faranno il major, tra i quali abbiamo anche Maurizio Lenzi, fratello di Fabio, che punta a un discorso di campionato italiano. C'è una squadra, abbiamo iscritto la squadra in cui c'è Lenzi, Zorzi e Ferrari alla 6 giorni in Francia, aspettiamo una risposta se ci accettano l'iscrizione, dopodiché saremo impegnati anche in quello a fine di agosto e i primi di settembre. Quindi mai fermi, sempre sulla breccia dell'onda e sempre protagonisti a Brescia per quanto riguarda l'enduro. Sì, fra l'altro sono nate alcune, probabilmente nasceranno anche alcune collaborazioni, c'è il motoclub Leonesse che voleva organizzare la 12 ore, e stiamo pensando a qualcosa nell'occasione della nostra manifestazione appunto per presentare o fare, stiamo studiandolo, c'è anche oggi qui a partecipare alla manifestazione anche il presidente del Leonesse, che quest'anno vuole fare il campionato italiano con la BMW, è venuto a allenarsi e ne abbiamo parlato, stiamo valutando cosa fare, penso che possa essere un'iniziativa interessante per Brescia e per le manifestazioni motociclistiche nel bresciano. Bene, come sempre qua si lavora per lo sport in generale. Renato Tonori, tra l'altro, è anche coordinatore per quanto riguarda la provincia di Brescia della Federazione Motociclistica Italiana, e quindi non possiamo far altro che augurargli buon lavoro per quanto riguarda il motoclub, ma anche per quanto riguarda tutto quanto l'impegno della federazione nella nostra provincia. Grazie Renato e in bocca al lupo. Grazie ancora. We'll be right back.